Buon venerdì, benvenuti a Interno 8, questo bizzarro condominio che settimanalmente apre le porte a grandi amici e soprattutto a voi che ci seguite qui su Rete 8, sulla pagina Facebook di Rete 8, su rete8.it. Insomma, ci dovete proprio evitare per non vederci, ma noi siamo particolarmente felici questa settimana. Ospiti, ma che ve lo dico a fare, altissimo livello, anche se lasciatemi dire che la settimana non è cominciata proprio benissimo. Abbiamo perso un gigante della musica mondiale, davvero un irraggiungibile. Ovviamente parlo di Ennio Morricone, grande maestro, direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore. Insomma, difficile definirlo e descriverlo, però sarà un po' questa mancanza il leitmotiv di questa puntata. E allora, visto che Ennio Morricone fa rima con colonne sonore, io partirei con salutare e chiedere ai nostri condomini proprio qual è la colonna sonora della loro vita. Parto da te, musico felice, Alessandro De Berardinis, eccoti, come stai? Ciao Paola, ciao a tutti gli internati. Ciao, tutto bene, una bella settimana, peccato questa notizia che ci ha un po' vero. Rattristito, sì. Vero, dicevo colonna sonora, Alessandro, ti conosciamo meglio attraverso queste piccole curiosità, qual è la tua? Guarda, io sono appassionato tantissime colonne sonore, una in particolare che mi ha preso sempre da bambino proprio era The Godfather, il padrino. Un jingle che proprio mi risuonava sempre la continuo a canticchiare, a risuonare sempre, perché è una bellissima ricordi? Vabbè, dai, grandissima Nino Rota, grandissima colonna sonora, anche questo è un bel ricordo assolutamente da fare. Pongo lo stesso quesito alla nostra Tiziana Di Tonno, la nostra bella condomina. Ciao Tiziana. Ciao Paolo, buonasera a tutti i nostri amici. Allora, la stessa domanda che mi poni, io potrei risponderti che potrei suddividere la mia vita con diverse colonne sonore, perché sono pezzi di vita diversi. Allora, se penso a una prima parte della mia vita, penso alle canzoni di De Gregori, penso ai cantautori che hanno accompagnato un po' la mia adolescenza, penso a Pink Floyd. Se penso invece poi più in là, e pensando anche al grande genio che ci ha lasciati, C'era una volta in America, questo connubio Leone Morricone mi intriga molto, insomma mi fa pensare, mi fa volare abbastanza. E aggiungerei anche che tra i tuoi ospiti c'è anche un tuo ospite che presenterai tra poco, che mi ha fatto fare dei viaggi meravigliosi d'amore anche. Nostro ospite. E non dico di più. Nostro ospite, non mio, cara Tiziana, perché è ospite di questo affollato condominio. Ospiti, perché ne abbiamo due che questa sera. Vabbè, ma mi piace tenere un po' sospeso nell'aria, anche se ormai lo sanno tutti, se ne parla. Ma continuiamo su questa scia, vado a salutare il nostro The Journalist, Luca Pompei. Ciao, signor Pompei, come ti chiama la nostra Tatiana, signor Pompei. La fantastica Tatiana, che non mi pensa più come un tempo, perché poi, vabbè, scopriremo anche il perché. L'abbiamo persa, vabbè. Allora, la mia colonna sonora, Paola, ti rispondo subito, io vado un po', insomma, controcorrente. Io più che... cioè, la colonna sonora della mia vita è l'intera discografia di Pino Daniele, che è un cantautore che ho amato dagli inizi, a proposito di giganti che ci hanno lasciato, ha caratterizzato ogni fase della mia vita, dall'adolescenza con Nero a metà fino agli ultimi album. Ogni fase della mia vita è caratterizzata da un brano di Pino Daniele. Io addirittura da ragazzino mi vestivo e avevo i capelli lunghi come lui, avevo anche qualche chilo in più come lui, per cui insomma fa parte del mio sangue, nel mio sangue è Pino Daniele, per cui lo considero assolutamente la colonna sonora della mia vita. Beh, come quella di tanti, certamente, però insomma quando si parla di colonne sonore, il pensiero, io sono felice che questa domanda non la pongo a me stessa perché non saprei veramente rispondere, ma quando si parla di colonne sonore, lo dicevo all'inizio, non si può non pensare ad Ennio Morricone. So che anche tu questa settimana, Luca, hai pensato molto a lui come tutti noi. Eh sì, cara Paola, non senti anche tu il suono di un'armonica lontano, un suono
struggente, sempre più distante, trascinato via dall'inesorabile soffio di vento che prima o poi ci avvolge tutti e che solo qualche giorno fa ci ha privato del genio inarrivabile di Ennio Morricone. Quel suono di armonica da C'era una volta il West, solo uno dei mille germogli da cui spuntavano fiori bellissimi. Pensa a 434 colonne sonore, una più, una meno, anzi come voleva si definissero musiche da film. Tra queste capolavori assoluti del cinema mondiale, intanto tutti i film di Sergio Leone, dal 1964 con Per un pugno di dollari, fino all'ultima pellicola di Leone, C'era una volta in America, dell'84. E poi le collaborazioni con altri maestri del cinema, da Polanski, Brian De Palma, Barry Levinson, Joffé, Oliver Stone, Tarantino e gli italiani Bert Mulder, Bellocchio, Bertolucci, solo per citarne alcuni, fino a Giuseppe Tornatore, per il quale ha composto una delle sue opere migliori, per il film Nuovo Cinema Paradiso. Ennio Morricone ha iniziato come trombettista e nel 1958 è stato assunto alla RAI, ma si è licenziato il giorno dopo quando ha scoperto che la sua musica non sarebbe stata mai trasmessa. Con Sergio Leone sedeva sui banchi della stessa classe alle elementari. Adesso tu pensa agli altri loro compagni, quante volte nella vita si saranno resi conto di essere andati a scuola con Sergio Leone e Ennio Morricone. Ha arrangiato tutti i tormentoni estivi di Edoardo Vianello, ha collaborato con Chet Baker e ha scritto insieme a Maurizio Costanzo l'immortale Se telefonando di Mina. Ma una delle cose che mi ha sempre colpito è che gruppi come i Metallica o i Clash aprivano i loro concerti con le sue musiche. Anche Kurt Cobain era un suo grande ammiratore e questa roba è anche molto di più dei due suoi Oscar, uno alla carriera e l'altro per il film di Tarantino The Hateful Eight o La Stella sulla Hollywood Walk of Fame, perché ti fa capire che la bellezza universale non ha etichette stampate sul petto ed è tale perché da tutti riconosciuta. È oggettiva come un tramonto sul mare o un panorama mozzafiato sul Gran Sasso. 55 anni di carriera, Paola, dal 1961 al 2016, milioni di magiche note regalate al mondo. E pensa, quelle tre paroline sul suo epitaffio nel disporre i funerali in forma privata, per non disturbare. Sai che ti dico, Paola, la grandezza di un uomo si misura anche dal modo in cui chiude una porta alle sue spalle. Grazie maestro, grazie davvero. Grazie maestro davvero, C'era una volta il West, madonna, colonne sonore veramente emozionanti, fanno sempre accamponare la pelle e manteniamola questa pelle accamponata perché c'è da emozionarsi ancora. Intanto grazie Luca Pompei, grazie Alessandro De Berardinis, proseguiamo su questa scia emotiva perché vado a presentarvi il nostro primo grande ospite. Suona alla porta, lo sento già, e allora diamo il benvenuto qui a Interno 8 a Sergio Cammariere. Ciao Sergio! Buonasera Paola. Allora,
Grazie a te per la tua disponibilità squisita, davvero, Sergio. Noi ci siamo già emozionati perché quando si parla di Ennio Morricone non si può fare altrimenti, anche ascoltando la sua musica. Però anche tu sei un distributore di colonne sonore, ma in senso stretto, perché poi tu sei uno che nel mondo della colonna sonora, al di là delle canzoni per le quali ti conosciamo, è vissuto ed è cresciuto, giusto Sergio? Sì, ho iniziato nel 1990 con un film che si chiamava Quando eravamo depressi e poi ne ho fatti altri con Claudio Fragasso, con Angelo Mondoni, con Mimmo Calopresti. Sì, senti, ma sempre affascinato molto, sì. Ma se azzardo anche con te la domanda qual è la colonna sonora della tua vita, faccio danni? Ma sicuramente i brani del maestro Morricone fanno parte del mio mondo, insomma, credo che, ecco, forse un altro grande film, Luchino Visconti a Venezia, con le musiche di Gustav Mahler, c'era l'Adagietto, il rondo finale della Quinta Sinfonia. Quella è una musica che non ci rimane per sempre. Beh dai, non ti ho messo poi così in difficoltà con questa domanda, anche se insomma immagino che siano poi tante le colonne sonore della vita di ciascuno di noi, bisogna focalizzare i momenti, gli attimi. Ma in ogni caso, Sergio, adesso vogliamo parlare della musica che insomma, che riesci a offrirci ininterrottamente, se dico così, perché non ti ha fermato neanche il coronavirus, visto che sei al lavoro su tantissimi progetti, tra poco li snoccioliamo tutti. Ma intanto voglio dire ufficialmente che è uscito un vinile di Sergio Cammariere, e questo è importante perché ormai i collezionisti, gli appassionati di vinili sono tanti, veramente vanno moltiplicandosi. Quindi è uscito il tuo 10° disco, che è stato pubblicato su CD lo scorso anno, intitolato La fine di tutti i guai, che già questo titolo è liberatorio, ed è uscito in vinile. Un'esigenza discografica o emotiva, Sergio? Ma è il quarto vinile, e ogni volta è una grande felicità, perché ritorno anche alla mia adolescenza, in qualche modo, no? Quando tra tutti gli amici, compagni di scuola, si compravano i vinili, i dischi, si spogliavano e uno solo tra 4 o 5 lo comprava, ecco, e poi ci si metteva intorno come un rituale con le casse quelle che più potenti, con la testina giusta, con la puntina. C'era tutto questo rito che poi piano piano è svanito nel tempo, insomma, e quindi sono molto felice di che il pacco della musica Records, Sound Music, Egea, abbiano avuto l'idea appunto di farne anche di quest'ultimo album una versione LP. Bene, allora lo trovate naturalmente nei negozi, e per anticiparlo Sergio ha lanciato un video, una canzone, il brano è Con te sarò, e questo videoclip è stato premiato con come Best Animated Video ai Music Video Underground Festival di Parigi, ed è un video d'animazione, una scelta tua, Sergio? Permettimi, abbiamo vinto nel frattempo altri due premi, un importantissimo Istanbul Festival del Cinema e un altro Hollywood. La produzione di Fabio Teriaca, il video in animazione è stato pensato da una mente creativa che si chiama Juan Pablo Echeverri, e quindi racconta la storia di due persone, una che vive a Catania, un'altra a Crotone, che sarei io, che lasciano la loro terra, i loro affetti, per dedicarsi alla loro professione, al proseguo, diciamo, al percorso, al sentiero che li aspetta. E allora direi che è il momento di andarlo a vedere, questo video tra l'altro molto molto carino. Vediamolo insieme, lui è Sergio Cammariere, questa è Con te sarò. Thank you.
dimmi cosa serve per vivere un amore, per liberare il cuore dal peso che ho. Tu che sei come me, senza parlare, mi stai portando dove non siamo ancora stati mai. Sembra tutto nuovo vicino a te, dammi la mano e vedrai dove andrai. Io ti seguirò per tutto quello che sento, per quello che mi dai, sempre tuo sarò. Ogni cosa che vive muore, poi rinasce altrove, così come fa un fiore, è lo stesso per noi. Quante volte l'ho fatto già per non morire, non resta che cambiare per diventare come sei. Ora io ci provo, ma non lo so se poi da solo ce la farò, tu lo sai. Io ti cercherò lungo le strade nel vento, ovunque tu sarai, io con te sarò. Si capisce vedendolo il perché dei tanti premi ricevuti da questo videoclip. Con te sarò, la voce di Sergio Cammariere, che è qui con noi a Interno 8. Sergio, tra l'altro, questa è soltanto una delle novità che ti riguardano, perché dicevo prima che sei al lavoro su tanti progetti e c'è un disco di inediti, c'è un disco solo strumentale, c'è un libro live. Non lo so, l'estate non ti riposerai, ecco, mi sembra di capire almeno questa, una certezza. Tanto per fortuna stanno ricominciando i concerti, e vi annuncio il 25 saremo, luglio saremo a Fermo. Ottimo. Il 30 luglio a Ortona, provincia di Chieti. Ah, bene, qui vicino. Agosto ai ruderi dell'antica Diamante, provincia di Cosenza, in Calabria. E proseguirà il tour, saremo a Tagliacozzo in Abruzzo, poi saremo a Rovigo e si riprende. Il concerto romano che avevamo nel marzo scorso è stato momentaneamente rinviato all'11 dicembre, come quello al Teatro Petruzzelli, che era sold out, dovremmo suonare l'8 dicembre, speriamo bene. Bene, si va recuperando un po' di vita dal vivo, un po' di vita live, Sergio. E poi questa quarantena un po' mi ha aiutato, cioè mi sono chiuso, raccolto, diciamo, e ho messo a fuoco questo libro che sto scrivendo. Ormai siamo alla seconda stesura, siamo ormai addirittura d'arrivo con il mio amico Cosimo Damiano D'Amato, abbiamo scritto la mia biografia, è un monologo della mia vita, si intitola il libro Sono sempre stato libero. Ecco. E racconta proprio la mia storia fino al successo, tutto quello che è accaduto.
Fino al 2003, quindi? Cioè tutto fino al 2003, a quando ti abbiamo visto al Festival di Sanremo, indimenticabile, tra l'altro è stato il mio primo Sanremo in sala stampa, quindi ce l'ho stampato qui, lo ricordo perfettamente, Sergio, e da lì insomma non ti abbiamo più perso di vista. Vado a chiamare il nostro Luca Pompei che raccoglie gli umori dal web. Luca, c'è qualche curiosità che vuoi condividere con Sergio? Sì, intanto in Abruzzo in molti ti aspettano, in particolare ad Ortona, dove insomma c'è grande fibrillazione per il concerto che verrai a fare proprio qui ad Ortona. Qualcuno mi chiede, in particolare Vilma, tua grandissima fan, che rapporto hai con i tuoi fan? Nel senso che così questa tua apparente timidezza, perché mi chiedeva ad esempio una curiosità, volevo fare con lui un selfie al concerto a Francavilla e andava scappando. Che rapporto hai con i tuoi fan, Sergio? Beh, dunque Francavilla ora non ricordo. Sì, un po' di tempo fa. Era gennaio forse. Sì. Gennaio. Noi avevamo, sentivamo dei rumors, per cui sentivamo che stava per arrivare questo Covid. Ah, ok. E allora il mio agente evitava di farmi avvicinare alle persone. Ora questa cosa mi auguro finirà al più presto, perché io vorrei abbracciare i miei fan, perché sono come la mia famiglia allargata. Cioè, Io conosco i loro nomi in tutte le regioni d'Italia e quindi so che per esempio a Ortona ci sarà Luana, che è una mia fan storica da oltre 17 anni, e quindi e ci sarà anche non potrò riabbracciare, perché al momento c'è ancora questo... Però è già bello sapere che un artista ha questo desiderio di abbracciare i propri fan. Non so se avresti voglia di abbracciare un amico che si chiama Gianni De Berardinis. Ciao Gianni, eccoci. Bello vedervi tutti quanti. Ma poi Sergio. Capito? Sergio è il mio... Ma hai capito chi ti abbiamo portato? Sergio è uno di quelli che amo di più in generale, perché è persona schietta, sincera, è persona buona e soprattutto è un artista, io non ne vedevo da anni di artisti così. E mi ricordo, Sergio, ciao innanzitutto. Un abbraccio forte Gianni, ti voglio troppo bene. Però torniamo indietro, no? Quando ci siamo conosciuti, ti ricorderai che il nostro amico comune fu Pepi Morgia, ti ricordi? Grandissimo scenografo, certo. Pepi e Sergio erano vestiti uguali praticamente, erano fantastici, sembravano usciti... Di bianco, per esempio, di bianco? No. Due elegantoni di prima. Sì. E io mi disse, Pepi, ti devo far conoscere un cantautore nuovo, è un caro amico, ho detto, ma è vestito come te, gli ho detto, Pepi, no? Pepi era uno scenografo pazzesco, certo, cioè, era un uomo straordinario. E mi fece conoscere Sergio. Ecco, io da quel momento in poi Sergio non l'ho più perso di vista, perché Sergio secondo me ha qualcosa in più rispetto a tanti, adesso non facciamo le competizioni, certo, ma lui certo. Ha un amore sincero verso la musica che mi emoziona, e quindi siccome io voglio ancora emozionarmi dopo tanti anni, ascolto la musica di Sergio e gli voglio bene. Hai capito, sai che poi tra l'altro Sergio tu a Pepi Morgia hai dedicato anche un disco, se ricordo bene, a memoria, vero? Con Pepi abbiamo avuto un rapporto fraterno, lui è stato l'architetto delle luci e ha illuminato le piazze d'Italia, i luoghi sacri e non solo, perché ha curato le tournée di artisti molto più blasonati. Certo, di... certo. Lo ricordiamo davvero con affetto e volentieri. Sergio, noi stiamo per congedarci da te. Che dolore. Se vuoi dire ultime cose al nostro Gianni prima di salutarlo, poi so che vi telefonerete senz'altro. Però prima di lasciarti andare, di tu. Io vorrei riabbracciare a Tempio. Ah, che meraviglia. Ma ti ricordi che l'ultima volta che ci siamo incontrati era Baia Sardinia? Ti ricordi? Ehi, vorrei ritrovarti lì, perché quella è una nostra isola. È vero. Sai che io avevo la mamma sarda, io sono metà abruzzese e metà sardo, no?
e quindi i miei parenti sono tutti là. La metà del tempo lo passavo in Sardegna, e quando ho visto Sergio in Sardegna mi è preso un accidente. Dico, ma cosa ci fai? Ti ricordi? E guardando ti vedo proprio come un granito, un ginepro, un mirto. Sento tutti questi sapori insieme. Ma vedi tu che abbiamo combinato stasera a riunire questi due, dico io. che cosa bella, ne siamo veramente felici. Ricordo Sergio, un concerto alla Salumeria della Musica a Milano. Oh, certo, uno dei primi concerti a Milano. Speciale con Enzo Iannacci. Certo. Mamma mia, che nomi stasera, ragazzi, che nomi che stanno volando, grandi ricordi. Sergio, ci tocca salutarti, io ti ringrazio davvero, ti abbraccio, a distanza si può fare, ti ringrazio per essere stato con noi a Interno 8, davvero gradita e preziosa presenza. Presto! Grazie a voi. Ci vediamo presto nei live, naturalmente, di Sergio Cammariere. Gianni, io torno da te e tra poco... parleremo un po' anche della tua testardaggine, perché poi hai detto metà abruzzese, metà sardo. Coccia tosta. Cioè, proprio veramente sbattere contro un muro, si fa male il muro. Ma prima di parlare di questo, io vorrei presentarti una cara amica di Interno 8 che frequenta molto questo condominio ed è una... lasciamo che si presenti da sola. Tatiana, benvenuta! Ciao Paola, sono molto contenta di incontrare i tuoi ospiti qua a Interno 8. C'è sempre molta bella gente, veramente, ma tanta bella roba. Ma che eleganza, Tatiana! Ho visto, dopo ti dico questa cosa con me, perché tu devi sapere che dopo l'ultima lettera che io ho ricevuto, sì, ti ricordi, il corteggiatore, è andata avanti la storia col corteggiatore. Ho avuto veramente una bella botta di fulmine, capito? Cioè, ho avuto veramente, guarda, perché ho trovato finalmente un uomo della mia vita, capito? È veramente, wow, un uomo meraviglioso. E com'è? È simpatico, è generoso, sì, riflessivo, sì, ma com'è? Elegante, nobile d'animo, capito? C'ha tutte queste qualità. Ma descrivicelo, com'è? Con me, oddio, ha il naso un po' grosso, però Cyrano dice che il grande naso è segno di intelligenza, di generosità, di liberalità, capito? E anche un po' basso, però io dico che con un abbraccio da più equilibrio fisico, capito? Ha più vibrazioni della terra. E anche un po' grasso, però ti fa venire voglia di dare tante coccole, di fare, capito? E c'è anche gli occhi un po' così, guarda, mi vedi così. Quello si chiama strabismo di Venere, capito? Che ha sex appeal. Eh sì, Venere è la dea della bellezza. Ma io ho detto al mio Pier Maria Francesco Giovanni, ho detto, io mi metto a centro, così tu quando guardi non ti puoi sbagliare, né destra né sinistra, tu guardo così non mi posso sbagliare neanche io. Vabbè, abbiamo capito, non sarà questo Adone, però è un uomo che ti riempie d'affetto. Sì, io sono molto innamorata, capito? Lui ha dato questo sabato, sì. Lui ha dato questo domenica, lui ha dato anche un chilo e mezzo di questo che porto qua. Guarda quanto è bello, wow. Hai visto che cosa carino, un pensierino ha fatto lui, capito? Quello è stato un pensierino, capito? E adesso Paola, io devo scappare perché c'è, lui c'ha poco tempo, capito? In che senso? Nel senso che c'ha 86 anni, c'ha poco tempo ancora. Dobbiamo passare prima a mettere una firmetta, capito, da notaio. E poi c'è Yacht che sta per partire. Io sono molto innamorata di lui, capito? Si vede, bisogna saper aspettare nella vita per incontrare grandi amore, capito, tesoro? Parole sante. Hai capito tu? Ho capito. Senti, Paola, volevo dire una cosa. Sì. C'hai ospite molto interessante, visto che io parto con Yacht. Tuo amico Gianni De Berardini, se non potrebbe fare un salto sul mio yacht, che magari facciamo una traversata insieme, che mi piace tanto musica che fa lui, guarda, come suona Gianni De Berardini, non suona nessuno. E glielo chiediamo subito, Gianni, vuoi andare con lo yacht di Tatiana, il suo ormai spasimante amico, amore, che non si è capito cos'è? Si può fare. Si tanto può lo fare. Spazio lo neutralizziamo subito, sono una canzone per Tatiana, io ci vengo. Dov'è? In che direzione andiamo, Tatiana? Ma dove vuoi tu, Gianni? Allora decidi tu destinazione per traversata. Tesoro, io ti voglio già tanto bene.
bene. Ciao tesoro. Ciao Tatiana, grazie. Ci vediamo venerdì prossimo. Ci racconterai come è andato questo viaggio nello yacht. Fammi tornare subito dal nostro Gianni. Allora Gianni, proviamo a tornare seri. Dopo Tatiana non è sempre cosa facile, perché quei brillocchi mi hanno veramente mandato in confusione stasera. Però aspetta, adesso torno seria, soprattutto perché voglio parlare di te. E io pensavo di sapere, non dico tutto di Gianni De Berardinis, che diciamola, me ne sono già vantata nello spot, torno a dirlo, siamo anche colleghi di In Blu Radio e questa cosa mi riempie ormai da anni di grande orgoglio. Però, caro Gianni, io sapevo che insomma tu volavi ai piani alti e che nella tua carriera avevi incontrato tantissimi, però scopro leggendo la tua biografia che tu hai intervistato anche Frank Sinatra, B.B. King, David Bowie. Wow, ecco, il mio commento è questo. Wow, di qualcosa tu, perché sono senza parole. Ma era un periodo favorevole. Io ero bravino, diciamoci la verità, perché sennò sembriamo umili e non serve. E in quel tempo c'erano pochi giornalisti o comunque conduttori che parlavano inglese. Io avevo vissuto all'estero perché sono stato 10 anni sulla Costa Azzurra, avevo fatto un po' di esperienze lì con la radio, che conosci, Radio Monte Carlo, e mi capitava di avere delle buone amicizie, ecco, questo è. E quindi una volta Pier Quinto Carriaggi, che era l'organizzatore della tournée di Frank Sinatra, insieme a Ravera, Gianni Ravera, mi mandarono a intervistare dei cantanti per quella stagione che erano importantissimi, no? C'era Bowie, c'era Sinatra, non mi ricordo, c'erano i Duran Duran in quel periodo, lì, importanti, no? E quindi c'era tutto quello che funzionava in estate. Per cui ho fatto questi incontri, finì in un albergo bellissimo di Palermo dove c'era Frank. Io arrivai il giorno prima, c'era Frank seduto con la moglie, con i capelli rosa, perché aveva fatto una strana tintura, Frank, la sua età, e, però fantastico, mi disse due parole, introdotto ovviamente dal suo manager, che era invece molto più affabile rispetto a lui, e che dice: guarda che questo è un paesano, questo io sarei stato il paesano, e ti vuole intervistare, ti vuole fare un'intervista, così che gli fece un'intervista col suo microfono d'oro, perché lui aveva un microfono d'oro. E tutte queste sono cose che mi sono scritto. Bowie invece a Milano era 1987, e anche lì David Bowie era molto easy, molto facile, un personaggio di una educazione un po' come Sergio. I più grandi sono così. Educazione, cioè di un grande rispetto, di una grande misura Bowie. Lo incontrai dietro le quinte, sempre per quella stagione magnifica che mi sono vissuto, e avevo un appuntamento il pomeriggio prima del concerto. Dunque fu introdotto da Coco, che era la sua business affair, faceva tutto per lui, questa donna tedesca che era il suo segretario, e disse: è arrivato Gianni. Ah sì, Gianni, è uscito fuori Bowie in mezzo, tutto vestito di rosso con un ciuffo platino lungo così, sì. E mi disse: ho un piccolo problema, me lo disse in inglese, se puoi attendermi 2 minuti io torno subito, perché è venuto a trovarmi un caro amico che non vedo da tempo. E gli ho detto: figurati. E chi era? E poi è arrivato, nel frattempo io mi sono seduto nella poltrona Frau di David Bowie dietro le quinte, e poi è tornato David con Julian Lennon, dice: vi conoscete? Vabbè, ciao, ok. Wow. Tu, io sono Julian, lui è David. È stato un momento bellissimo, perché lui ha continuato a scusarsi per il ritardo, 2 o 3 minuti massimo, e con una grande normalità mi ha invitato a restare, dice: mi piacerebbe sapere se ti è piaciuto il concerto o il concerto. E io sono rimasto. Ma era veramente così, era veramente erano così. Erano i tempi di Ziggy Stardust, immagino, da come mi racconti. Erano i tempi di The Spider. Grande periodo, sì. Spider-Man. Caro Gianni, intanto lo diciamo, tu sei storico DJ, sei presentatore televisivo, radiofonico, ma sei anche un compositore, e questo non è scontato, perché è un ruolo che non sempre, insomma, coincide con gli altri, no? Sei un po' un gioiellino in questo senso, e tu hai realizzato un paio d'anni fa ormai un disco che si intitola Princeless. Princeless, vuol dire senza prezzo, ed era una...
Priceless, scusami, l'ho pronunciato male. Priceless, senza prezzo, ok. Perché io veramente venivo dalla discografia, avevo fatto due dischi, uno per la CGD, uno per la Polygram, con Stefano Senardi, che era il mio grandissimo producer. Salutiamo Stefano. Ecco, carissimo Stefano, e mi fece fare questo disco che avevo nel cassetto, una mattana, perché era un disco in siciliano, ed era il disco di Caballà, sia il primo che il secondo album. Caballà è un artista prodotto e io avevo scritto tutte le canzoni e grande suonato. Collaboratore di Mario Venuti, tra l'altro, diciamo. Esatto, io conobbi Mario a Catania, una città che frequentavo, insomma sono sempre stato un impiccione della musica. E avevo fatto questi due dischi strani, devo dire molto strani, c'era anche Mauro Pagani, c'era Lucio Fabbri, c'era Paolo Cotta, c'era Mark Harris, c'erano tutti i musicisti. E poi niente, poi ho smesso con la discografia, perché la discografia mi aveva un po' deluso dopo questa esperienza. No? E quindi, siccome sono timido, un po' ritrovo, messo di lato e ho aspettato che mi tornasse l'ispirazione. Ci sono voluti 20 anni, Paola. Vabbè, l'importante è che torni. però è andata bene così. Mi piace aver fatto questo disco Priceless. E niente, che poi ho anche cantato, perché io in passato non avevo mai cantato. Hai fatto bene, perché con questa voce era ora che tu lo facessi. Vado a coinvolgere il nostro Luca Pompei, che raccoglie gli umori dal web. Luca, cosa si dice di Gianni? Beh, di Gianni molti si ricordano di Gianni California, i suoi soldi a Radio Luna, e poi insomma questa splendida e ammagliante voce che ha accompagnato tutti gli appassionati della radio. Ecco, molti si chiedono il futuro della radio. In questi giorni Gianni c'è questa campagna, I Love My Radio, 35 anni di radio in Italia. Tu che insomma sei stato uno dei primi pionieri della radio privata in Italia, che futuro per la radio secondo te, anche stando alla situazione che abbiamo oggi? Ma sai Luca, la radio ci sarà sempre, rimarrà sempre la radio. È importante però fare un paio di contenuti. La radio negli altri paesi del mondo va dietro alla storia del paese, e non campa soltanto di canzoni o di programmazione, no? La radio è come un giornale, tu apri un giornale e i titoli ti fanno pensare, poi magari in base ai titoli che metti in prima pagina organizzi una programmazione, puoi organizzare un percorso. Io credo che le radio di oggi siano prevedibili, e io amo la radio imprevedibile, vengo dalla radio imprevedibile, nella quale non era scritto niente, però insomma alla fine è stata una buona scuola. Io penso che abbiamo bisogno di quella radio lì, quindi se dovessi augurare un futuro alla radio le direi: perché non torni imprevedibile, per esempio? Bella questo invito, spero che la radio lo raccolga, perché veramente sono d'accordo con te. Gianni, se tu dovessi spiegare a un giovincello di oggi che cos'era Disco Ring, di cui tu sei stato grande protagonista, ed è stato un programma antesignano di tanti contenitori musicali che ci sono oggi, però insomma dovessi raccontarlo a un ragazzo, cosa diresti? Ma Disco Ring è stato un programma fondamentale. Innanzitutto bisogna dire che Disco Ring è stato inventato da Boncompagni, da Gianni Boncompagni, e si sono avvicendati in Disco Ring, che era un magazine all'interno di Domenica In, quindi stiamo parlando di Rai 1, di 45 minuti. Diciamo che era il momento clou di Domenica In. Infatti Pippo Baudo era incazzatissimo con noi, perché noi facevamo più ascolti di quanto non ne facesse Domenica In. Però non poteva dirci niente. Era una vetrina di dischi, era l'antesignano di MTV ed era il primo spazio dove si vedevano artisti di un certo tipo. In sostanza era il relativo di Top of the Pops, che era un programma simile che c'era in Inghilterra, molto visto, e la versione è italiana. Non sto a dirti quanto fosse importante, perché senza tirarmela, cara Paola, io capitai per caso a Disco Ring. Il conduttore di Disco Ring, o un conduttore di Disco Ring, viaggiava con la scorta a momenti, perché ti riconoscevano tutti e non potevi entrare neanche a fare la spesa nei supermercati. Bei tempi. Me la sono goduta al 100%. Faceva 10 milioni di spettatori. Ecco, capito di che stiamo parlando. Se consideriamo che Sanremo ne fa 16 milioni, fatevi un po' i conti.
Va bene, guarda caro Gianni, devo dire che averti incontrato in questa occasione mi ha dato l'opportunità veramente di conoscerti meglio, so che ci rincroceremo anche nei corridoi di In Blu, ma so che tornerai presto anche nella tua terra d'origine, in questa bella Abruzzo, fatte sentì, come si dice, mo te l'ho detto poi in romano. Vengo, sempre molto volentieri, perché la terra è una cosa che ultimamente mi torna sempre più spesso in mente. Poi, cara Paola, condividiamo anche le origini delle origini, perché io ho il papà di Città Sant'Angelo e quindi... Anch'io, papà di Città Sant'Angelo, benissimo, hai visto quante cose... Gianni, ti sto abbracciando, grazie, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie Tiziana, grazie a tutti. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Allora, torniamo con i nostri condomini, il tempo di lasciare andare il nostro Gianni De Berardinis e allora ritorniamo nella nostra gallery. Eccoci ragazzi, eccoci. Allora, che serata, ma l'avevo detto nello spot, che sera, stasera, bellissimo, devo dire, Sergio Cammariere è enorme, gigante anche il nostro Gianni De Berardinis, ma quanti orgogli abruzzesi stiamo recuperando in questo interno 8, eh? Beh, l'Abruzzo è una grande terra, Paola, una grande terra e gli abruzzesi sono straordinari, questi personaggi insomma lo testimoniano alla grande. E anche le prossime settimane avremo delle belle, ne vedremo e ne sentiremo delle belle, ricordiamo che noi andremo avanti fino al 31. Intanto Alessandro, se tu ci vuoi accompagnare un pochino mentre ce la chiacchieriamo non ci dispiace, dicevo che andremo avanti fino al 31 luglio, il 31 luglio venerdì, serata finale col botto, io ve lo dico adesso, ve lo dirò ogni venerdì perché il 31 luglio chi non c'è non ci sarà, cioè chi non ci sarà non ci sarà. Ma proprio in generale, nel senso che è una di quelle puntate che non dovremmo perdere. E tra l'altro so anche, cara la nostra Tiziana, che Tatiana, io questa sera l'ho vista un po' proiettata verso altro. Mi sa che come golf la stiamo un po' perdendo. Mi sa che ci lascerà, perché come si dice si è sistemata. Lei che ha segnato bene, l'ha detto prima, no? Sì. Ha segnato bene e ha raccolto bene. D'altronde... Mi diceva che bisogna saper digiunare, ascoltare e aspettare. E certo, e d'altronde lei è dispensatrice di grandi consigli, la sua credibilità a questo punto è cresciuta perché sappiamo che è una che i consigli li dà ma... Insomma, li mette anche in pratica e quindi... Ottimo, ottimo così. Siamo ai saluti, ragazzi. Grazie Alessandro De Berardinis, grazie Luca Pompei, grazie Tiziana Di Tonno, grazie Andrea grazie. Di Fabio e Danilo Cinquino, senza i quali nulla esisterebbe. Da Paola De Simone a tutti voi, a venerdì. Ciao! Ciao!